Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. Shalom fratelli e sorelle in Cristo, queste parole mi fanno subito pensare ad alcuni santi che erano già felici su questa terra, pur anelando come cerve alle sorgenti di vita eterna. Erano già felici. Erano già santi nonostante la lotta contro il peccato e alcuni errori che anch'essi hanno commesso. Però santi perché partecipavano già nella loro esistenza terrena alla comunione con Dio. Uno dei nostri più grandi errori è credere che si diventa santi quando non si commettono più peccati. Quindi noi possiamo diventare santi nel momento in cui diventiamo santi nel momento in cui non commettiamo più il peccato. Beh, vi do una cattiva notizia. Se credete in questo non diventerete mai santi. Anche il giusto pecca, anche il santo. Solo Dio non conosce peccato e Maria, sua madre, per un suo privilegio. Il problema è che forse leghiamo la santità alla morale e non alla partecipazione alla santità di Dio. Ma la santità è questa, partecipare alla santità di Dio. Se vuoi diventare santo, devi entrare e restare fermo lì, nella comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Basta questo. Non voglio dire che il peccato si deve commettere, è semplicemente che continua a succedere. Che anche il santo, quando era in terra, quando era su questa terra, ha peccato, ha continuato a sbagliare. È stato però santo, beato, felice, forte, perché si è rialzato ogni volta per amore di Dio, perché ha continuato a provarci, sempre per amore di Dio e non per orgoglio. Perciò se vuoi, puoi essere santo subito, puoi essere santo oggi. Per sapere che il regno di Dio è in mezzo a noi, è sufficiente aver studiato o partecipato a catechesi cristologiche, alle omelie su versetti del Vangelo come questi di oggi, o anche semplicemente averle ascoltate con attenzione. Però solo chi è già nella comunione con Dio può sentire il regno, può vederlo. Il cristianesimo non si riduce a conoscenza, è soprattutto incontro con Dio, che coinvolge tutti i nostri sensi, fisici e spirituali. Preghiamo. Gesù, attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore e a Maria, tua è nostra madre. Amen.